Ciao a tutti, siamo con il nostro grandissimo Franz Simonini, che oggi ha fatto top 8, precisamente sesto, nel torneo Winabox organizzato al Labirinto di Milano. E dopo 5 turni in Svizzera, purtroppo è uscito dalla prima della Top Cut perché ha briccato, ha finito X, un pareggio, due sconfitte. Però che mazzo hai portato, Franz? Raccontacelo. Niente, forse si capisce un po' anche dalle sleeve, sono un po'... No, io mi aspetto Labyrinth. E niente, ho portato Flander dal primo giorno che lo gioco, prima ancora che ci fossero le rapide. Ma non dirlo, se fosse una cosa positiva. È la cosa positiva, E Dario sa bene... giocavo con due robine a due eagle come Michi che gioca con uno sprite blu. Michele è triste, adesso non può parlare. Niente, l'ultimo giorno è il volo, l'ultimo volo del cigno, e sono contento di aver fatto top, e questa è la mia deck prof. Vabbè, le solite tre robina, tre eagle, sì, e un toucan, sì, nostri, e due in pen. Io da sempre gioco due rise perché mi piace a volte tenere sul terreno un mostro con un attacco elevato, un 2008 magari, per otkappare. Due statue perché con Tiara se te ne millano una poi non fai più un cazzo, quindi è così. Questi sono tutti i mostri. Gli uccellini, anche gli uccelloni. Niente Apex di main. Come mai niente Apex di main? Perché Apex se vai secondo fa schifo. Quindi in main, inside, oggi non ho neanche mai side mainato, perché tanto anche se ti fanno scontro ad armi pari tu dici va bene, poi c'è in Memphis 2 la trappola e rievochi in pen è stato, quindi siamo a posto. E la bomba, il grande shift che con Totiara FTK. E tre mappone, tre rapide, tre prosperity e tre duality. Questa è la consistenza del mazzo. Niente terraforming? E niente terraforming perché tanto ne hai, sostanzialmente hai tre rapide che te la possono addare, quindi hai praticamente sei terraforming più sei mappe più terraform, le pot che te le possono addare. Se le quindi niente necrovalle? Niente necrovalle perché okay, fa schifo. Perfetto. Niente. Poi c'è la mega spicy che la godo. Qual è? Triplo spada mistificatrice. Queste sono fortissime. Flander ha un problema che molte volte non riesce a chiudere, e quindi se tu blocchi il terreno dell'avversario almeno per uno o due turni riesci poi a otkappare dopo o comunque a controllare il gioco. Tre Book of Moon, cioè incredibili, troppo forti. Sia se vai primo, loro ti fanno velero in perma, sì, e tu tieni Book of Moon come la rapida. E se vai secondo hai in pen statua, loro evocano normal, ti attaccano e la copri statua, Book of Moon e copri. No, io due. Due Dark Cooler, due perché non volevo andare oltre il 40, uno lo inside, serve contro Sprite soprattutto e basta sostanzialmente. E contro Baguska. E contro Baguska, ma è più bello Book of Moon. È più bello Book of Moon. Poi una continua, fortissima. E Spolverino. Spolverino e una trappola. E una trappola di archetipo, ok. Sì. Niente, poi l'extra deck. Chissà cosa giocherà mai di extra deck. L'extra deck abbiamo una goddess. Non ho mai tirato niente perché ovviamente non serve un cazzo, ma comunque però questa può essere utile in caso ti blocchino. Access Code, Anima Abbandonata, Sprite Alpha, Zeus. Ma perché queste carte, Franz? Dopo chissà perché. Cosa c'è? Diffusioni, Kit Kalos, Dragostapeglie, quella merda qui di Specchio Giada. Poi di Synchro, un Barone, un Natura Bestia, perché qualcuno gioca Naturia. E il Cobb. Cobra. E tu da lì perché Toad, un Gigantic, un Baguska e un Shangri-La. Quante volte hai evocato Toad lì oggi, Franz? Zero. Non serve niente, soltanto per questo serve. Allora, decide un Aviano, mai tirato, utile, non l'ho mai usato. E poi la bellezza di queste tre carte che a me piacciono un sacco,
tre Cherry. E le Cherry ultime di Franza, ecco, leggendarie. Ecco, una cosa bellissima contro Tiara. Se tu tiri prima Shifter e anche Cherry in mano, tiri Shifter. E poi togli Bagusca. Togli Bagusca e passa e dicono ok, concede. Quante volte l'hai tirato oggi le Cherry? Oggi l'ho tirata due volte. E ti hanno vinto la partita? No. Però sono belle. Però sono belle, perfetto. Onesto, onesto. Vabbè, oggi ho voluto provare questa, ne avrei volute giocare due, e appunto non l'ho mai vista. Ci sta se ti fanno qualsiasi cosa. Sì, nel senso, più che altro se vai da primo, se ti fanno un entrap, non so, su Eagle, tu poi ti atti la trappolona delle arpie, quindi passi e almeno la trappolona è Eagle e l'avversario non fa un cazzo. Poi ho voluto provare queste. Perché pensavo ci fossero molte Tiara, non l'ho mai pescata, ma da primo ovviamente, però secondo me ci sta, almeno fino adesso, poi il prossimo format vedremo, ma non penso, sì, farà schifo. Un cambiare idea? Sì, sì, perché c'è il cambiare di talent, la trovi di prosperity. Fortissimo. Soprattutto perché ne gioco due di queste, quindi una in main e una inside. Se tu vedi questa e un cambiare idea, di solito, e hai un tributo in mano, puoi partire subito in quarta, senza okay. problemi. E un top cooler in più, e due cosmic per mondo zombie o per altri back. Per altri flood che ti possono dare fastidio. Cazzo. E poi tre. E che plas, trappo delle arpie. L'ho tirata contro este. E ne avevo due in mano, e quindi niente, poi alla fine abbiamo pareggiato e l'ho tirata così. Va bene. Niente, sono contento. Meno male che alla fine, dopo un anno, ho fatto la top con Flander. Beh, non hai fatto molti eventi, non hai fatto molti eventi, Franz. No, non ho fatto molti eventi. Però ci voleva. Però ci sta, dai. Va bene, va bene. Ci sta. Perfetto, grazie mille, Franz. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti quelli di Parma che fanno sempre del ciò. Grazie. E gli USA? No, no, non gli USA. Grazie, Franz. Grazie.